Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Il mondo del volontariato è un mondo fatto di gente grande, con un cuore grande. Noi qui abbiamo stasera il presidente dell'associazione I Miracoli dell'Amicizia, Francesco Naglieri, che adesso ci spiegherà un po' più da vicino cosa fa questa associazione, a chi si rivolge, a chi aiuta, per chi è presente. Sì, buonasera. La nostra associazione si chiama I Miracoli dell'Amicizia. Nasce da un incontro di amici di vecchia data e riportare alcuni ricordi, alcune scene, alcuni avvenimenti di quando eravamo ragazzi, di riportare il tutto ad una realtà, ad un mondo ovviamente odierno, con Facebook, con i cellulari che all'epoca non c'erano. L'obiettivo nostro è quello di voler, nella discrezione, nel silenzio, essere presenti nel territorio di Bitonto. Sappiate che a Bitonto c'è questa piccola realtà che nel piccolo vuole dare un contributo a chi ha questa problematica. Infatti, Francesco, voi siete molto discreti da questo punto di vista, cioè non ci sono bandi a destra e a sinistra che fanno riferimento alla vostra associazione. Io vorrei che tu spiegassi come la gente vi può raggiungere nel qual caso potesse aver bisogno di voi. Sì, noi per principio abbiamo fatto questa scelta di lavorare nel silenzio, perché la nostra associazione si basa sul pensiero e sulla spiritualità di San Pio. Ecco perché nascono alcune opere particolari. Voi avete fatto anche delle rappresentazioni a livello teatrale e avete un appuntamento molto importante a San Giovanni Rotondo fra qualche giorno. Mi parli di questa cosa? Sì, la nostra associazione proprio si basa su questo. Noi portiamo in scena alcune opere, soprattutto in modo particolare diciamo, il Cavallo di Battaglia e quella di San Pio. L'opera si chiama Padre Pio e il Crocifisso, dove ho il piacere per la 31esima edizione, 31esima replica, di farla proprio a San Giovanni Rotondo. Per noi è un grande onore, perché portare questa rappresentazione proprio nella terra di San Pio è importante. È stata portata per 5 volte qui, abbiamo stata replicata a Bitonto, ma è stata portata un po' dappertutto. E portiamo in giro proprio la vita di San Pio fatta tra canti, balli, abbiamo un corpo di ballo. Cerchiamo di far conoscere questa grande vita, questa grande spiritualità di San Pio attraverso un modo diverso, un modo molto più semplice, molto più vicino alla gente. Francesco, grazie. Grazie per il lavoro che fate, per il lavoro che farete, per la gente che ha bisogno. Noi cercheremo di essere il più possibile vicino a voi per farvi conoscere ancora di più dalla gente. So che è un tuo crucio il fatto che vuoi un po' discrezione, però quando le cose sono importanti come le vostre cose bisogna farlo capire e farlo vedere alla gente, perché c'è tanta, tanta gente che ha bisogno. Sì, sono io che ringrazio voi e soprattutto ringrazio tutti coloro che ci aiutano, perché c'è tanta gente che veramente ci aiuta nel silenzio e nella discrezione. E io, come dico sempre, c'è la Divina Provvidenza. Ed è vero, quando ci troviamo in serie difficoltà, molte volte il Consiglio ci si riunisce e ci sono delle situazioni che sembrano paradossali, sembrano forti, all'improvviso tutto si risolve. Noi crediamo in questo e invitiamo le persone ad aiutarci a condividere con noi per aiutare il prossimo, soprattutto la nostra città di Bitonto, perché noi ci dedichiamo in modo particolare alla situazione bitontina, senza nulla togliere le problematiche. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.